Il complesso e travagliato sviluppo di The Elder Scrolls Online è ormai giunto alle note conclusive e un weekend di beta di inviti ci ha permesso di spaziare liberamente nelle terre di Tamriel. Per noi, che abbiamo creato un templare di razza Nord, la scelta della starting area è ricaduta sulle familiari terre di Skyrim, sebbene prima di accedere al mondo aperto, tutti i giocatori debbano completare una sequenza introduttiva in solitaria. Questa, oltre a fare da tutorial, rappresenta la prima delle missioni legate alla trama del gioco, le quali si presenteranno ad intervalli regolari. Quanto alla creazione del personaggio, l'editor proposto da Zenimax è più che soddisfacente, con possibilità di cesellare con cura fattezze e corporatura del proprio alter ego. La scelta di razza e classi, già ampiamente nota, permette di spaziare discretamente tra i classici ruoli dei Morgue. Le sole quattro classi si prestano infatti ad ampie ibridazioni tramite il sistema di distribuzione delle skill, permettendo sia di costruirsi gli ruoli classici dell'MMO, sia di generare imprevedibili via di mezzo. Il primo impatto con The Elder Scrolls Online è molto simile a quello che si ottiene iniziando una nuova partita di Skyrim, sebbene ben presto emergano diverse necessità di game design dettate dalla natura di Morpheus del gioco. L'attacco di base è mappato sul tasto sinistro del mouse, mentre il destro è dedicato alla parata. Inizialmente, coloro abituati al genere massivo online avranno difficoltà ad abituarsi all'impossibilità di spostare liberamente la telecamera, dato che i colpi di base vengono direzionati grazie al puntatore posto al centro dello schermo. Differente invece il puntamento delle abilità d'attacco speciali. Avvicinandosi agli NPC nemici, questi verranno evidenziati da un'aura rossa, che segnalerà quale dei vari avversari è in quel momento mirato dal giocatore. L'ibridazione con una filosofia action vede anche l'implementazione di un'acrobatica schivata, da usare soprattutto nel caso i nemici stiano preparando mosse speciali, preannunciate da una colorazione rossa delle zone d'effetto. Proprio come in Skyrim, tuttavia, la schivata e la parata potranno avvenire solo in caso si abbia una sufficiente riserva di stamina, fondamentale anche per lo scatto in corsa. Nel complesso, il sistema di combattimento ci ha convinto. Per quanto le animazioni legate ad alcune abilità siano poco eleganti, il mix di azione in tempo reale e utilizzo di classiche abilità genera scontri molto più movimentati rispetto alla media dei Morgue. Rispetto agli MMO classici, The Elder Scrolls Online presenta una hotbar dedicata agli attacchi speciali molto ridotta. Solo 5 sono gli spazi a disposizione, più uno dove collocare i consumabili e uno dedicato all'abilità Ultimate. Questa soluzione deriva dal porting per console next gen e purtroppo su PC non convince affatto. La speranza è che di qui al rilascio gli sviluppatori ripensino completamente questo dettaglio. Da sempre l'esplorazione è una delle attività alla base degli Elder Scrolls. Sebbene rappresenti un elemento molto importante anche in The Elder Scrolls Online, in questi primi livelli giocati non abbiamo ritrovato il medesimo senso di scoperta. La mappa è sì molto vasta, ma divisa in regioni, le quali si rivelano popolate da NPC caratterizzati da un livello fisso, limitando molto le chance esplorative. Inoltre, per quanto le quest si presentino al giocatore in maniera piuttosto dinamica, la progressione è più lineare di quanto si vorrebbe, e il ritmo di crescita dei livelli particolarmente lento porta irrimediabilmente a spendere molto tempo nelle medesime aree. Vale la pena anche sottolineare come nelle due giornate piene di gioco non ci siamo mai trovati di fronte a un momento davvero impegnativo. Anche in solitaria non abbiamo mai incontrato scontri degni di particolare nota, si trattasse di NPC tradizionali o boss. La rigenerazione automatica di salute, stamina e magica rende infatti molto difficile rimanere a secco, e le pozioni risolvono in ogni caso qualunque problema. A maggior ragione, giocando in coppia ci siamo accorti di come il livello medio di sfida si abbassi in maniera drammatica, segno che non vi è un aggiustamento delle caratteristiche degli NPC quando li si affronta in party. Oltre all'esplorazione e al questing, completata la missione tutorial, il giocatore può immediatamente darsi alla raccolta di risorse e al crafting. Le discipline dedicate alla lavorazione e alla trasformazione delle materie prime, in particolare stoffa, legno e metalli, ci hanno colpito per alcune interessanti soluzioni. Per creare oggetti di base sono necessarie un certo numero di risorse lavorate e soprattutto delle materie prime acquistabili in loco, le quali andranno a definire lo stile estetico dell'oggetto. Per conferire invece proprietà magiche ad armi e armature, sarà necessario prima imparare gli specifici incantamenti disassemblando oggetti recuperati durante l'esplorazione e il questing. Questa meccanica rende il crafting molto approfondito e piacevolmente complesso, trasformandolo in un'attività che andrà senza dubbio ad occupare una generosa parte delle ore dedicate al gioco. Allo stadio attuale, The Elder Scrolls Online rischia di rimanere nel mezzo, in una posizione molto rischiosa. Il feeling familiare per gli affezionati della saga ne fa un nuovo capitolo interessante ma dei costi insensati, mentre coloro più interessati alla condivisione online dell'esperienza potrebbero rimanere delusi dalla natura sostanzialmente circostanziale di quest'ultima. Solo una prova diretta delle fasi di gioco più avanzate e del comparto PvP potrà darci un quadro davvero complessivo dell'esperienza proposta dal gioco.
Per il momento le sensazioni sono contrastanti, a fronte di una realizzazione notevole dell'ambientazione e di alcuni aspetti della personalizzazione, contrapposti a un gameplay in questa prima fase troppo facile guidato e soprattutto poco incline a favorire una condivisione dell'esperienza online proficua e sensata.